Ragazzi, oggi è un giorno particolare. È il compleanno di Daniele, un mio caro amico. Io so che Daniele ha due grandi desideri. Uno, vedere la S Roma vincere lo scudetto. Due, che io gli dedichi un piatto. Dal momento che per la S Roma quest'anno non ce n'è, gli dedichiamo questo piatto. E dal momento che lui è un romano doc, gli faccio gli spaghetti cacio e pepe e finalmente vi rivelo la vera ricetta per poter fare gli spaghetti cacio e pepe a casa. Andiamo a prepararli. Grazie. Per l'occasione vi voglio rivelare il segreto per fare un'ottima cacio e pepe. Io lo so che voi ci provate, continuate a farla a casa e non vi riesce. Finalmente vi dico qual è il segreto. Il segreto, ragazzi, sta nelle materie prime. Se voi utilizzate una pasta come questa, alla intessicazione, questa per esempio ci vogliono 16 minuti per cucinarla, avrete un'ottima cacio e pepe, perché sono le materie prime che fanno la differenza. E soprattutto è l'amido che viene rilasciato da questo tipo particolare di pasta. Se utilizzate pasta industriale, ha una essiccazione rapida, viene seccata, poco amido e quindi non vi farà la cremina. Adesso vi farò vedere come riusciamo a ottenere una cacio e pepe favolosa con una cremina deliziosa e naturalmente utilizzando delle materie prime di eccellenza. Ragazzi, allora, questi sono 100 g di pasta. Qui ho preparato il pecorino romano a scorza nera con il pepe appena grattato e sono 50 g. Vado a mettere la pasta nell'acqua che bolle, ma la terrò uno, massimo due minuti, il tempo proprio di farli prendere un po' di acqua. Pochissimo, giusto per idratarla. Ragazzi, allora, sono passati due minuti, ho fatto idratare la pasta, come vedete è ancora cruda, la porto in un tegame e continuo la cottura direttamente nel tegame. In pratica è un modo per risottarla e nello stesso tempo mantenere tutto l'amido che tirerà fuori questo particolare tipo di pasta direttamente nella pentola. Come vedete, con l'acqua che metto nel tegame cerco di coprirla tutta. E vado avanti così, piano piano, fino a completa cottura. Sono passati circa 5 minuti. Piano piano continuo a idratare la pasta all'interno del tegame. Vedete che già l'acqua è diventata più bianca. Questo è tutto l'amido che sta rilasciando la pasta, che ci servirà poi a formare la famosa cremina. Dobbiamo fare in modo che tutti gli spaghetti vengano idratati e quindi siano coperti dall'acqua e piano piano continuare con questo tipo di cottura. La pasta sta ultimando la cottura, guardate, guardate quanto amido ha tirato fuori. Adesso andrò ad aggiungere il pecorino e il pepe e farò una ottima cacio e pepe, senza aggiungere farina, senza aggiungere burro, panno, tutto quello che aggiungono quelli che non ci capiscono niente sulla cacio e pepe originale. Ragazzi, la cacio e pepe è ultimata, guardate la cremina che ha fatto con l'amido. Vado ad aggiungere il pecorino ed il pepe. Ah, guardate che cacio e pepe che è venuto fuori, guardate un po', questa è una cacio e pepe, guarda qua, guarda che cremina, vai, eccezionale. Ma è così quella che vi mangiate nei ristoranti? Non credo, eh? Questo è meglio. Guarda qua, guarda la cremina, senza panna, senza burro, solo con pasta di qualità, pecorino e un po' di pepe. Eccola fatto.
Fantastica, fantastica. Ragazzi, guardate che cremina la cacio e pepe, fenomenale. Adesso non mi resta che fare gli auguri di buon compleanno a Daniele. Dani, tanti auguri. Questa cacio e pepe me la mangio alla faccia tua. E per il resto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.